Il pinguino imperatore, specie endemica del continente antartico, è il più grande e il più pesante dei pinguini oggi conosciuti. La femmina, dopo aver deposto un solo uovo, parte in mare aperto per un viaggio alla ricerca di cibo che può durare settimane. È quindi il maschio a mantenere al caldo le uova appena deposte, tenendole in equilibrio sui piedi e proteggendole con una sorta di marsupio. Meraviglie della natura! E i sapiens come se la cavano? Quando viene al mondo un figlio, uomini e donne sono in grado di ridistribuire il carico di lavoro all'interno della coppia? Naturalmente ciascuno deve fare la sua parte e ciascuno ha diritto a stare bene. E stare bene al lavoro. Le aziende sono attrezzate per tutto questo? Ci vorrebbe qualcuno che vada a dare un'occhiata, uno spavaldo, un ficcanaso. Beh, eccomi qua. Pronto a partire! Sono quelli che, quando lei è incinta, mettono su quel rotolino di pancia che solo la collezione completa di VHS con Jane Fonda potrà smaltire. Ma chi sono questi padri? Per capirlo ho organizzato una serie di colloqui. Andrea, fare il papà e fare il dipendente, se vogliamo chiamarla così, non è sempre facile. Poi bisogna anche incastrare tutto, fare un bel calendario, far funzionare le cose. Tu come te la sei cavata? Allora, bisogna essere bravi, bisogna essere organizzati. Poi dall'altra parte bisogna avere un supporto per poterlo fare, quindi non basta a volte essere organizzati. Bisogna avere un supporto, cosa che noi qui in azienda abbiamo. Non ragioniamo secondo la, come dire, la ormai anacronistica ottica presenzialista, ma ragioniamo molto per obiettivo. Tu mi dici, si lavora per obiettivi, quindi ci si organizza, si può far da remoto, si può stare anche a casa, poi esatto. Però in azienda ci vieni, quante volte vieni a settimana? In azienda ci veniamo, ci vengo una volta a settimana, mediamente, quindi 4 volte al mese. Cioè fai 4 giorni in presenza? 4 giorni in presenza. Beh, allora sì, effettivamente così è tutto in discesa, puoi anche fare l'inserimento al nido, puoi andare a colloquio con i professori quando saranno grandi, intendo. Mi diverte molto questa cosa di te d'estate che ti dividi fra la costa ligure e la costa egiziana. E papà come si dice in egiziano? Baba. Vabbè, facile. È facile. Vabbè, questo lo potevo dire anch'io. Sì, molto intuitivo, dai. Papà da quanto? Papà da poco più di 5 mesi, quasi 6. Oh, ma quanto sei alto? 1,85. 1,85, No, perché insomma, padre nella vita, però anche imponente con l'atteggiamento del papà. Quanti figli hai? Ha tre figli, due ragazze di 10 e 12 anni, quindi ormai davvero ragazze, devo dire, e un maschietto di 3 anni e mezzo. Ah, come si chiama? Nora. Nora. E com'è? Mi colora le giornate. Guarda lì, tutto orgoglioso della sua figliola. Sì. Ci fa dormire poco, devo dire la verità, ma poi quando mi vede e spalanca la bocca con quel sorriso sdentato perché è ancora troppo piccola, basta, mi ripaga di ogni minuto di sonno perso. Quindi c'è un pacchetto di denaro che finisce direttamente sul tuo conto? Non finisce esattamente nel conto, ma è su, diciamo, un conto virtuale, cioè un portale. Dal quale uno può scegliere come appunto investire questa somma annua che l'azienda ci mette a disposizione. E cos'è, una 14esima, una 15esima? Esatto, concetto da un punto di vista di sensazione di chi la riceve, sì, esattamente, è una cifra importante che si può destinare a una serie di spese, davvero tantissima scelta. Tu cosa ci hai fatto? Io non ho tanta, in realtà non ho tanti dubbi, appena arriva lo investo per le spese delle scuole delle mie figlie. Con mia moglie ne abbiamo fatto una scelta di iscrivere le nostre figlie a delle scuole
private, quindi ci sono delle rette da pagare e quindi paghiamo parte delle rette della scuola con questo strumento. Un benefit che l'azienda ci mette a disposizione da non dare per scontato e che permette anche di fare certe scelte con una, diciamo, con un punto di riferimento in più. E questo molto apprezzato, devo dire. Cioè, quindi sono 20 giorni lavorativi? Sono 20 giorni lavorativi. Un mese? L'azienda ci dà la possibilità di prenderci molti giorni per stare sia con la mia piccola, diciamo con i neonati, ma anche supportare le nostre compagne, che io non mi sono preso tutto, mi sono preso prima la mia prima settimana per capire come va, di che cosa avevo bisogno, perché essendo diventato papà per la prima volta non avevo bene idea, no? Avere la possibilità di prendersi fino a 20 giorni e poterli anche spezzare nel tempo ti dà quella serenità non soltanto a te ma anche alla tua compagna di potersi gestire quel tempo, potersi gestire quelle emozioni senza l'ansia di dover tornare al lavoro, senza l'ansia di pensare che cosa pensano i colleghi del fatto che tu sia stato così tanto tempo fuori dal lavoro, perché comunque questa cultura aziendale ormai è entrata nel quotidiano di tutti. Ovviamente non è visto come un disagio, ma è visto come una cosa positiva. E quindi i colleghi anche ti supportano nel periodo di assenza. Accidenti. E tua moglie come l'ha presa questa faccenda? Mia moglie è contentissima. Io credo che questo abbia influito sulla nascita del nostro secondo figlio, perché sapere di avere un supporto per noi che abbiamo anche i nostri genitori, i nonni, quindi lontani, questo ci ha permesso ovviamente di essere più tranquilli, di viverla con molta più serenità. Aggiungo una cosa, non dimentichiamoci che poi molto spesso noi, oltre a essere genitori, siamo anche fratelli, siamo nipoti, siamo figli, e non siamo solo papà, siamo anche caregiver, magari abbiamo qualcuno del quale prenderci cura, che non è per forza un figlio piccolo, e la flessibilità poi ti aiuta anche in questa direzione, perché quando si parla di flessibilità si pensa sempre al hobby, faccio qualcos'altro oltre il mio lavoro, dei altri interessi, però non c'è solo questo, c'è anche una parte, una sfera familiare, magari molto spesso delicata, che va affrontata, e avere la flessibilità significa proprio questo. Non basta essere organizzati, bisogna avere un supporto, spiega Andrea. Un supporto dall'azienda, il congedo di paternità di Omar, il sostegno economico che permette a Fabio di scegliere con maggiore serenità per i suoi tre figli, una flessibilità che metta le persone in condizione di potersi prendere cura dell'altro. Ricordo che da bambino l'azienda dove lavorava mio padre organizzava una sorta di giornata per le famiglie. Devo dire che era bello vedere il posto dove papà andava tutti i giorni uscendo di casa. Sveglia questa Alice? Mia figlia? Parecchio. Abbastanza. Ed è anche a casa com'è? Un terremoto. Un terremoto. Senti, però è divertente questa faccenda del portare i bambini al lavoro. Come funziona? Si possono tranquillamente portare, poi almeno distruggono la sede, non casa, quindi secondo me potrebbe anche essere utile. No, scherzi a parte, si può fare senza ovviamente bisogno di mandare documenti protocollati all'ufficio protocolli e via discorrendo, quindi se una necessità viene direttamente col bambino, beggia come un qualsiasi giorno lavorativo, sale al piano e c'ha il bimbo con sé. Questa è una cosa intrigante, perché diciamo molto, uno diventa molto genitore, però si porta la genitorialità in azienda in qualche modo. Tra tanti di noi ci consideriamo quasi una famiglia, quindi poi alla fine magari ci si vede fuori o capita il giorno in cui qualcuno viene qua con io con mia figlia, qualcun altro con altri bimbi, quindi poi i bambini diciamo fanno comunella abbastanza in fretta. Un po' perché abbiamo questa community genitorialità dove ci sono tutti i genitori ovviamente iscritti. E cioè c'è un gruppo interno, una gruppo comunità. Interno. Esatto. Ed è una cosa che ha fatto l'azienda, nasce da voi? Nasce da noi con l'intento da una parte, come tutte le community, di raggruppare quelle che sono esperienze, idee, consigli, ovviamente sulla genitorialità, dall'altra parte anche con la possibilità magari di proporre.
Quello che dico sempre, e lo dico anche ai miei capi, è che poi da quando diventi genitore cambi capo, perché non è più quello che è in azienda, perché fondamentalmente il mio vero capo è mia figlia, perché se un giorno non può andare a scuola, se chiamano da scuola, se c'è qualsiasi cosa del resto, o per me o per la mia compagna, tutto va gioco forse in secondo piano. E quindi diciamo che secondo me impari a organizzare meglio proprio l'intera giornata, dalla sveglia coi cannoni la mattina per portarla a scuola fino alla sera quando la devi implorare di andarsela a dormire, almeno nel mio caso. Alice, bisogna ridiscutere un aumento per il papà, eh? Iniziative per i genitori e con i genitori, un sindacato leggero per discutere e ridiscutere i termini di lavoro con quello che Fabio chiama il suo nuovo capo, la piccola Alice. Alice. D'altra parte sembra un po' un paese delle meraviglie quello in cui puoi portare i tuoi figli al lavoro. Si potrebbe organizzare un bell'asilo aziendale, colorato, pieno di giochi. Infatti c'è. Hai visto qua tutti bravi a fare pranzo in silenzio, poi a casa diventano dei piccoli demoni, non so se anche il tuo Leonardo è così. Sì, devo dire, effettivamente arrivano a casa e si trasformano, delle iene, però anche quello fa parte appunto del gioco della famiglia. Sei contento di questa opportunità che ti ha messo a disposizione l'azienda, cioè di avere un nido all'interno, insomma, all'interno delle mura dell'azienda, un po' casa e bottega? Guarda, sotto quell'aspetto lì, la tranquillità che ti dà il fatto di avere un nido che hai avuto la possibilità di vedere comunque vivendolo con Leonardo l'inserimento, quindi sapendo le persone che frequenta, quindi le maestre, quello sicuramente ti dà una tranquillità, una serenità che si ribalta su quello che è poi il lavoro. In che senso? Senso che sotto quell'aspetto ne parlo da persona che comunque è sportiva, quindi sotto quell'aspetto lì facciamo squadra l'azienda e io, cioè sotto quell'aspetto se tu dai ottieni, in quello l'azienda mi dà la tranquillità e la serenità di poter avere un nido all'interno dell'azienda di un certo tipo, senza nulla togliere a quello che potrebbe essere qualsiasi altra tipologia di nido, ma questo mi dà quella tranquillità e quella serenità che poi io ribalto poi sicuramente sull'ambiente lavorativo. Quindi tu sei uno sportivo? Sì. E cosa fai? Se riesco al mattino, prima di andare in ufficio vado in piscina, quindi 6:30 vado in piscina e quando non vado in piscina provo ad andare a correre. Alle 6 del mattino? E così non tagliamo tempo alla famiglia. È tutto perfettamente pianificato e organizzato. È una cosa che hai imparato in azienda o hai imparato diventando papà? Diventando papà. Diventando papà, volendo goderti la famiglia e i figli, cerchi di non tagliare del tempo alla tua vita, perché non sarebbe corretto, però cerco di farlo quando loro dormono e quando quindi loro non sono attivi, mettiamola così. Immagino che mettere in piedi un asilo aziendale richieda un certo investimento. Certo è un bel guadagno se davvero, come dice Fabio, le ricadute in serenità e tranquillità poi impattano direttamente sull'ambiente lavorativo. Per verificare la cosa ho deciso di allargarmi un po' e andare a disturbare i dipendenti direttamente alla loro postazione di lavoro. Tanto cosa avranno mai da fare? Oh Gianluca. Ciao. Ti disturbo, stai seguendo una riunione di lavoro? No, guarda, sto seguendo un webinar sulla genitorialità, sui papà. Ah, cioè durante l'orario di lavoro? Sì, sì, è una cosa che possiamo fare dentro il nostro orario, dentro le nostre ore della giornata. Ah, e di cosa si parla? Ma guarda, si parla di esperienze, con confronto di esperienze con gli altri papà. Quindi come si concilia lavoro ed essere anche padre. È interessante perché diciamo ci si può confrontare con altre situazioni, altri papà, anche di altre aziende. Beh, quindi, bello anche che non ti chiedano di ritagliarti del tempo a parte, ma che lo puoi fare nel tuo orario di lavoro. Quindi tu sei papà di quella lì?
Questa qui è Margherita, guarda, mi ha fatto la cornicetta e mi ha obbligato a portarla al lavoro per essere sempre con lei. Carina, quanto ha? Ha 7 anni. Ti fa disperare o è una brava bimba? No, brava, molto vivace, ma del resto ha preso dal papà. Non è che io fossi diverso dalla sua età. Dai, bella. Oh, ti lascio seguire, eh. Scusa il disturbo. Ma figurati. Ciao. Ciao. Ciao, Larry. Comunque interessante questa faccenda del diventare genitore, con tutte le sue sfumature, gli inciampi del caso. Non tutto dipende da noi. Avete visto? Mi sento particolarmente ispirato. D'altra parte è arrivato il momento della poesia. Le margherite sono il mio fiore preferito perché una di esse mi ha confessato che la mia donna mi ama anche se voleva restasse un segreto. Così, hai visto come sono ispirato? Ho rubato le parole a Proust perché questo posto sembra l'Arcadia, un pezzo di natura in mezzo alla città. Insomma, com'è che questo posto ha questo aspetto? Ha questo aspetto perché le persone che lo praticano sono persone semplici, che amano le cose semplici, ma che hanno anche molto a cura le altre persone. Sai, perché girando in cooperativa effettivamente mi ha colpito il fatto che si ha cura delle persone che hanno cura di altre persone. Che cosa ci guadagna l'azienda dal mettere i lavoratori in quella condizione particolare di fruire di un servizio, di un tempo flessibile, eccetera, eccetera. Dici bene, sì, forse è il caso proprio di sostanziarla questo aspetto. Le cooperative, le imprese sociali sono tali, sono imprese e come tali devono rispondere anche alle logiche del mercato, naturalmente. E tra le logiche del mercato a cui devono rispondere per poter fare bene i propri servizi, hanno bisogno di personale qualificato, altamente professionalizzato. Personale che noi, tenuto conto dei nostri livelli contrattuali, che hanno a che fare con appunto logiche di mercato, purtroppo non riusciamo a remunerare per il giusto valore che le persone stesse mettono in campo. Cioè, ti sto parlando di professionalità alte. Come possiamo tenerle con noi e nel tempo mantenere una relazione significativa tra loro e l'impresa, l'impresa cooperativa in questo caso. Consentire alle persone, che sono le nostre colleghe, che sono le persone con cui lavoriamo quotidianamente, di essere anche se stesse. La persona è qualcosa di più e di altro e di più ricco di quanto non possa essere il professionista. Quindi bisogno della persona significa avere la possibilità di scegliere la propria vita anche fuori dall'ambito lavorativo, non solo, e quindi la possibilità di scegliere la maternità, la possibilità di non scegliere la maternità, la possibilità di sposarsi, la possibilità di non sposarsi, la possibilità di vivere o di convivere o di non farlo, cioè, ma noi non possiamo non tener conto dei bisogni della persona. Se vogliamo che la relazione, la qualità della professionalità tenga dentro anche questa dimensione che è la qualità della vita del professionista. Forse mi sono spiegata. Ti sei spiegato.